Ciao Bettes.it, dopo il road movie a Passo Duomo e al passo bellissimo del teatro canzone di cui lui è maestro, dopo quel road movie pro loco, pro fetta, cioè pro camminare Basilicata coast to coast, che fu un piccolo, grande, sorprendente successo commerciale per Rocco Papaleo, il suo esordio alla regia dopo quell'ottimo esordio per Rocco the Rock Papaleo, arrivò il classico secondo film un po' velleitario, almeno per quanto mi riguarda, una piccola impresa meridionale che invece era molto grande, era molto patinato anche, era molto lucido nella fotografia, questo è importante perché poi diremo, e si chiudeva anche con un sogno un po' ecumenico, per non dire anche un po' forse vanaglorioso, di Rocco, che metteva tutti in questa nave Italia, tutti, metteva i vecchi, metteva i gay, metteva gli stranieri, metteva tutti, un po' un delirio d'onnipotenza dell'artista che pensa di mettere a posto il mondo. E infatti non mi piacque tanto Una piccola impresa meridionale, perché era anche un film molto grande. E quindi adesso arriviamo al terzo film di Rocco, Onda su Onda. Non potrebbe esserci film più diverso rispetto a Una piccola impresa meridionale, infatti l'ho amato molto. Siamo Onda su Onda, un film molto con la canzone, sia perché c'è sempre questo teatro canzone, ci sono anche gli adorabili accompagnatori musicali sodali di Rocco Papaleo, per chi insomma ama anche sentirlo cantare con i suoi amici, che è questo, è proprio questo gruppo quasi circense, no? Anche di personaggi molto buffi, li adoro. Onda su Onda ha questo titolo, come molto cinema italiano degli ultimi 20 anni, musica leggera, però siamo in mare all'inizio, siamo in mare in una grande barca, in una grande nave che non si chiama Italia, come in Una piccola impresa meridionale, ma che sta andando via dall'Italia, sta portando Gegé e Ruggero. Gegé Cristofori è un cantante melodico, sfigato, diventato poi, passato poi in, dietro le quinte nella sua vita, pieno di rancore, pieno anche di volgarità, interpretato alla grande da Rocco Papaleo, con i suoi occhi sempre sgranati, la sua cattiveria anche, grandissimo Rocco. E Gegé Cristofori, un po' bruciato, un po' amareggiato, un po' forse già morto, sta andando in Uruguay per un nuovo grande concerto, un'occasione che gli è capitata. Lì in questa nave incontra un cuoco scontroso, meravigliosamente interpretato da un Alessandro Gassman, amante della parola, infatti mi piace tanto quando dice uruguaggio. Che bravo che è Gassman, quanto sta, devo dire, migliorando sempre di più negli anni, no, Alessandro Gassman. E mi piace molto come cammina in questo film, come si muove, ha questo passo atletico svelto, è molto bello, Ruggero Chiaromonte, ma è anche molto scontroso come cuoco. E questo film è bello perché è un film anche di scontro, no, quasi western. E tra Ruggero e Gegé in nave, vicino a un capitano della nave interpretato dalla grande, da Massimiliano Gallo, che è dolcissimo, forse c'ha paura di affogare e sogna tanto di guidare una nave che vede da lontano, e anche lui ha dei rimpianti. Ecco, questi italiani perdenti, un po' sconfitti, marginali, stanno andando in Uruguay. Poi in Uruguay ci arriveranno, a quel punto bisogna lasciare la nave. Ruggero non la vuole mai lasciare, come, e non è abituato a lasciarla, come il Team Roth bellissimo di 900 di Baricco, il pianista, la leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, quando era bravo, quando faceva bei film, non come La corrispondenza. E arrivano in Uruguay, e in questo Uruguay che mi ha ricordato moltissimo un Uruguay splendido di whisky di Juan Pablo Rebella e come si chiamava l'altro regista, e Pablo Stoll, pensate, Whisky, un film del 2004, due uomini e una donna. Anche in questo film di Rocco the Rock Papaleo, Onda su Onda, ci saranno due uomini e una donna. Chissà se Rocco conosce quel film e lo ama come me. Un film splendido, splendido, pieno di rancori, pieno di silenzi, pieno di scoperte. Due uomini e una donna, Whisky, Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll. Juan Pablo, il film ebbe un successo clamoroso, era un film del 2004, Juan Pablo Rebella si suicidò, uno dei due registi, 2 anni dopo il successo incredibile di quel film a Cannes.
no? David Foster Wallace, stiamo in un momento in cui ci ricordiamo di gente che si suicida e noi ci chiediamo, come il David Lipsky di The End of the Tour, appunto accanto a David Foster Wallace, noi ci chiediamo perché. E, ok, mi ha ricordato Whisky perché questi due uomini si detestavano in nave e forse cominceranno a conoscersi meglio una volta arrivati in Uruguay. Oh, c'è un concerto da organizzare, Gegè vuole i soldi, e Ruggero invece forse vuole qualcos'altro, forse vuole tornare ad innamorarsi, ci sarà una donna. Ecco, Papa Leo, fin dai tempi di Basilicata Coast to Coast, è uno dei pochissimi registi italiani femministi, o meglio, che amano molto il potere della donna e sanno molto metterlo davanti alla macchina da presa. Non ci sono nemmeno le donne in Italia registe che sanno fare questo. Lui è il regista forse che ama di più il femminile, già dalla Claudia Potenza di Basilicata Coast to Coast, e evidentemente Rocco ha avuto delle donne che lo hanno fatto innamorare. E qui c'è la mitica Gilda Mandarino, interpretata da Luz Cipriota, che fa sempre le capriole, fa sempre le verticali, ovunque cammina fa le capriole. Uno dice, vabbè, ma è la solita sudamericana un po' pittoresca. No, Gilda Mandarino, che incontrerà Ruggero Chiaromonte, il cuoco scontroso, e Gegè Cristofori, il cantante volgarotto. Ecco, Gilda Mandarino, forse anche lei ha un segreto, è quella che ha organizzato il concerto insieme a un'altra amica ricca, in un Uruguay deserto, di ristoranti vuoti, di strade deserte, di cieli plumbei come la mia Roma, come la Finlandia di Aki Kaurismäki, come il meraviglioso whisky di Rebeia e Pablo Stoll. Quindi, gran finale con scoperte, gran finale con sorprese, gran finale con intervento linciano, lo dobbiamo citare, Gustavo Lorenzo Perini Paredes, fundador del gruppo de teatral Underground, teatro trash. Insomma, arriva Gustav, che è questo comico uruguaggio, anche presentatore televisivo, con questo naso lunghissimo, molto linciano, cioè ti fa ridere Gustav e poi dopo due secondi hai paura di lui. Fantastico. Io penso che vorremmo rivederlo forse in altri film italiani. Sentite, so che è retorico, so che forse è banale, però questi uomini, questi italiani all'estero, questi italiani un po' cattivi, un po' buoni, questi italiani bruciati, questi italiani anche però che hanno voglia di abbracciarsi, di baciarsi. La scena più bella del film vede Massimiliano Gallo, Gassman e Papa Leo baciarsi e non lo smettono mai. Ho riso come un pazzo e mi ha ricordato La scuola di Ettore Scola. Ciao, Bad Taste.